faremo anche una campagna informativa sull'autonomia, anche d'estate, anche nei luoghi balneari, questo ve lo anticipo. Dopo la foto, divenuta virale, il Presidente della Repubblica Mattarella al tavolo firma la legge. La Lega CONI ha uno slogan destinato a diventare altrettanto famoso, l'autonomia va in vacanza, per promuovere una campagna informativa che approda su spiagge e montagne del Veneto per far conoscere i contenuti della legge approvata alla Camera. Vogliamo dimostrare a tutti illustrare a tutti quelli che sono i risultati che d'ora in avanti potranno arrivare al Veneto, anche divisi per materia. Ai presidenti di regione ora il compito di avviare la trattativa con Roma per le materie che prevedono la definizione dei LEP. Ci sono 24 mesi di tempo. Se il Veneto ha già annunciato di partire da subito con le prime 9, quelle senza LEP, è sul tavolo della trattativa che si misurerà davvero l'efficacia della legge e del rapporto Stato-Regioni. Questa trattativa e il risultato della trattativa sarà un grandissimo banco di prova, lo sarà per il Paese, lo sarà per l'opposizione, lo sarà per la maggioranza, perché comunque stiamo parlando di un provvedimento costituzionale e stiamo sostanzialmente, non vorrei banalizzarlo, ma vorrei spiegarlo meglio ai cittadini, stiamo semplicemente dicendo che lo Stato delega alcune funzioni di alcune materie ai territori per essere più efficienti. Non siamo contro l'autonomia, ne facciamo una questione di metodo, torna a puntualizzare il segretario del Partito Democratico Veneto, Andrea Martella. Vorrei proprio discutere nel merito che cosa porterà le nostre imprese, ai nostri comuni, ai nostri cittadini in ambito sanitario, scolastico o di sostegno al mondo del lavoro. Non so, certo dovrà ripassare dal Parlamento, le intese dovranno essere votate dal Parlamento e quindi se mai si faranno avremo modo di intervenire nuovamente. Non temiamo un referendum, chiosa Stefani, sicuro del valore della legge che la maggioranza ha sostenuto, così come della centralità della Lega nella governance del Veneto. Gli alleati plaudono alla firma, così il coordinatore di Fratelli d'Italia, Luca De Carlo. È sostanzialmente la riprova che quel provvedimento è un provvedimento che non spacca l'Italia, che è un provvedimento che va a favore delle regioni e soprattutto che è un provvedimento che dà attuazione alla Costituzione. Quindi oggi è il primo di tanti passaggi che dovremo fare prima di avere l'autonomia, prima che le regioni possano chiedere maggiori forme di autonomia attraverso le materie. Però è un inizio.